Ciao! Li ho trovati! Basta, ok. E in più ho trovato anche queste, che mi sono accorta adesso che era aperto sotto, ma vabbè. Prima apriamo questi qua, perché non ho visto nessuno di quelli che seguo, ovviamente, che abbia fatto una recensione di questi. Allora, sono fatti dalla The Kids. Sono gli Unicorn Charms della Gommini. C'è dentro due unicorni, uno Scooby-Doo, scritto così, che era come mi ricordo ancora negli anni 80, scrivevano così, Scooby-Doo, che bello. E poi vabbè, qua c'è unicorni dappertutto, tutto il rosa, fucsia, i colori, eccetera. Qua dietro c'è questa bambina con la collana, con l'unicorno. E poi c'è scritto cool, lol. Ne trovi due in ogni bustina. Cuoricino, cuoricino, cuoricino. Bellissimi charms. Top del sogno. Vapor, vapor. Ma come vapor? Scusa. Vabbè. Ok, allora apriamo, visto che qua sotto è già aperto. Fantastico. Allora, vediamo un po'. Ah, e poi c'era anche un buco gigante qui che uno poteva vedere che charms c'erano dentro, va bene. Allora, prima vediamo la checklist fatta così, vedete? Unicorni, gommini, charms, sì, bellissimi charms. Qua c'è l'unicorno di Kids. Poi qui c'è le istruzioni su come fare lo Scooby-Doo. E poi qui c'è ah sì, costano 2,50 euro. E qui ci sono tutti gli unicorni charms. Ci sono le teste così, poi ci sono quelli interi così. Questo è un alicorno, questo che è una testa con il collo tagliato a metà. Vabbè, qui c'è questo che sarebbe. Cioè sarebbe questo con altri colori. Ok, allora io ho trovato carino questo e questo anche questo molto carino e poi due Scooby-Doo, uno arancione e uno viola. Vabbè, sì. Ma dai, il costo non è niente male. È carino se uno c'ha magari degli Scooby-Doo, perché quelli girano ancora adesso, in casa, insomma, può anche usare quelli, perché sti due colori proprio, ma anche no, grazie. Magari usando, so, degli Scooby-Doo di un colore tipo azzurro o quello viola va anche bene, ma quello arancione, ma lasciamo perdere. Comunque, vabbè, carini gli unicorni. 2,50 forse è un po' tanto, ma vabbè, alla fine va bene. Per avere i charmini di unicorno gommosini. Ok, ora mettiamo via e poi apriamo questi. Allora, qua c'è il coso staccato. Allora, ne ho presi 4. Ah, sì, perché io come sempre esagero. Allora, qui c'è, ma ho preso il, ah, no, non ho preso il depliant, non so neanche se c'era il depliant. Boh, mi sembra di no. Vabbè, comunque non importa. 16 nuovi colori fluo pop bicolor glitter profumati, Crystal e Snow Slime 2 in 1. Wow. Twisty Slime 2 in 1 della Orbix. Ho preso questo qui, che è quello argentato. Poi questo qui, che è viola. Molto bello. Poi ho preso questo qui, che è
metà viola e metà blu, e infine questo qui che è sull'azzurro. Ok, ora vediamo di aprire questo per primo. Non penso, forse no, li mischio tutti. Bene, ho deciso, li mischio tutti, non tutti insieme, tutti nel coso qui per farli insieme, insomma. Si vuole togliere. Qui c'è una protezione. Oh mio Dio. Aspettate, sposto questo. Ok. Oh, che bello. E questo? Bellissimo. Allora, tolgo prima questo e sentiamo un po' com'è la consistenza. Questo con il glitter dentro, vedete? Ah, che bello. Poi si spezza, è ancora un po'. Lascia un po' di umido sulle mani, ma penso che sia normale. Se si tira piano 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 piano. Oh mio Dio, che bello. Quelli trasparenti sono i miei preferiti. Ora lo rimetto qua nella sua metà. Si potrà togliere la divisoria? No, peccato, accidenti, speravo. Oh mio Dio, è stranissimo questo qui. Lo snow slime lo hanno chiamato in altri video. Oddio, bellissimo. Questo qui sì che è come si dice, crunchy. Ah, che bello. Ok, adesso lo inglobo tutto così. Ah no, ok, non riesco a inglobarlo. Faccio così e poi mescolo insieme. Ah, 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 che bello. Questo non sa nessun profumo. Oh, guardate che strano che è venuto. Oh mio Dio. Ecco, e poi lo metto. Si può proprio togliere questa qua in divisoria. Peccato, accidenti. Gli rimetto sopra questo, così rimane al sicuro, vedete? E poi gli rimetto anche il coperchio. Ok, vediamo questo. Questo è bellissimo. C'è il snow slime. Wow, che è azzurro con i pallini bianchi, e poi c'è l'altro invece che è viola. Bellissimo. Adesso vediamo da soli. Questo è completamente trasparente, non ha glitter, non ha niente. Cioè proprio... Che poi vabbè, li chiamano slime, ma in realtà questo qui è più putti che slime, vabbè. Oh, che bello! Qua si sta un po' rompendo, ma bellissimo. Ok, adesso tiro fuori il lo snow slime, se ci riesco. Mamma mia. Si è inglobato completamente nella confezione, che bello. Oh, finalmente. Ah, bellissimo. Adesso voglio provare a fare come ha fatto Kevin D'Amico, che praticamente aveva preso anche lui, o ricevuto anche lui, questi qua, e aveva fatto due tipo tubi
Vabbè, qua lo tiro. Cioè, wow. Ok. E poi lo faccio, cerco di farlo anche con questo, anche se sarà molto difficile. Più o meno sono uguali, no? Faccio un po' più lunghi. Questa parte penso che... Oh mio Dio, che figata! Guardate, sono venute... Qua non si vedono, però sono venute tutte le bolle allungate. Ah sì, vedete? Che figo, bellissimo. Sì, ecco, e poi li arrotolo assieme, così, oddio. Ah, non si staccano. Bellissimi, guardate, oh mio Dio. Così. E poi li mescolo. Quando viene mescolato all'altro slime, quello snow, cioè quello... Ah, perdo pezzi, non io, lo slime. Ho notato che non è più... cioè che non è più crunchy praticamente. Vabbè. Dividiamo in due e lo mettiamo sempre di nuovo qua dentro, così vedete, non si è mescolato, è un po' così, ma va bene. Ok, magari uno lo lascio così com'è. Magari lascio questo qua azzurro, sì. Questo mi sa che è profumato. Sì, mamma mia, sa di... Oddio, io ho già sentito sto profumo. Ma dove? Negli anni 80, sì. Mamma, sì, era... Oddio. Ricordarmelo. È buonissimo. Sa, tipo di frutta, tipo... aspettate. Oddio, è uva, credo. No, avete presente... Sì, credo sia il profumo all'uva, quello, vedete, color rosa, viola. Ah, buonissimo. È il solito. Mamma mia, buonissimo. E qui c'è quello putti trasparente, normale. No, questo no, è questo qui che profuma. Buonissimo. Questo no, questo non sa da niente. Comunque, vabbè, questo è uguale all'altro praticamente. E vediamo questo qui. Buonissimo. Sapete quei quelle penne multicolore che so, 12 in uno o anche 6 in uno. Oh. Mamma mia, odore di infanzia. Va bene, ok, basta. Cioè, va bene. Comunque è bellissimo, c'ha un rumore stupendo. Ah, anche il profumo. Sapete appunto quelle... oh mio Dio, è bellissimo questo trasparente così che si vedono... Le bolle. Adesso provo ad allungarlo. No, si spezza. Devo modellarlo un attimo. Questo sa un po' di alcol, tipo. Vabbè. No, dicevo, quelle penne tipo 6 in 1 o 12 in 1, che non lo so adesso, ma negli anni 80 c'erano anche quelle profumate e ogni colore aveva un profumo, il viola era sempre uva o quasi sempre uva. Poi non mi ricordo gli altri se era tipo nero liquirizia. Aspetta, cos'è che era? Blu, credo fosse. Come si chiama? Mirtillo. Vabbè, insomma, avevano associati dei profumi, dei della frutta, diciamo così. L'arancio era arancia e avanti così. E
No, questo no. Questo qui è questo che profuma. E sì, e questo qui è lo stesso odore praticamente. Adesso provo invece a fare, a ingrandire questo, allargare questo, farlo tipo il più piatto possibile. È ben malleabile comunque. Ah, profumo d'infanzia. Basta. E mettere al centro questo così. Oh, che carino. E l'ultimo, che questo lo lascerò così com'è, non lo mescolo perché mi piace troppo il crunchy, diciamo. L'effetto crunchy dello snow slime o quello che è. No, questo non profuma. Qui c'è il crunchy che è di colore azzurro così, l'altra parte invece è azzurro scuro glitterato. Bellissimo. Si è un po' da scaldare effettivamente, cioè. Ha scoppiettato, vabbè. Comunque anche la Orbix fa dei bei slime o putti o quello che è. Questo qui è bellissimo, tutti questi glitter così dentro che però non sono i classici, cioè non escono, nel senso non ti vanno a coprire le mani di glitter. Che bello. Sapete, no, cosa ne penso dei glitter io. Vabbè. Comunque bello bello. Adesso lo rimetto qua dentro così. E tiro fuori invece il tiro fuori questo. Sì, no, non sa da niente, sa da roba chimica. Ah, bellissimo. Mi piace troppo. Ah. Andate. Ah, mamma mia. Stranissimo, è proprio tipo. Tipo colla, però non è colloso, nel senso non è appiccicoso. Tipo slime con i pallini bianchi, bellissimo. Ah, ok. E questo invece lo lascio così com'è perché appunto mi piace tenermene uno col crunchy slime intonso. Ok, metto questo sopra e poi chiudo. Ecco, bene. Molto bene, alla prossima. Ciao.